Benvenuti al nuovo Update Espresso. Al forum sulla nuova via della seta, il più grande piano di investimenti cinesi all'estero, il grande assente è stato l'India. Le ragioni sono ovviamente politiche, perché l'India gli investimenti li cerca e il governo punta ad attrarre capitali esteri approvando riforme attese da decenni. I primi risultati arrivano. Nell'ultimo anno fiscale gli investimenti diretti affluiti in India hanno raggiunto 44 miliardi di dollari, un record per il paese. Il PIL cresce al 7% e potrebbe arrivare anche al 9% secondo le stime del Fondo Monetario entro i prossimi 5 anni. Questo dinamismo fa bene alle nostre esportazioni, che dopo un 2016 altalenante sono cresciute al tasso vicino all'8% nei primi 4 mesi del 2017. È un buon risultato, ma non ancora abbastanza per un mercato così vasto. In India, dove vivono 1 miliardo e 300 milioni di persone, esportiamo circa 3 miliardi di euro di beni. In Repubblica Ceca, dove ne vivono 10 milioni, ne esportiamo più di 5 miliardi. È un paragone ovviamente azzardato, che deve tener conto di vari fattori, come la presenza di dazi e barriere e la distanza geografica. Però dall'idea di quanto ampio sia lo spazio che le imprese italiane possono ancora cogliere da un mercato così vasto. Grazie e arrivederci al prossimo Update Espresso.